italiani e soprattutto i cittadini romani entrano per la prima volta nelle istituzioni. E vi faccio vedere la stanza del sindaco, anzi della sindaca, come ha stabilito l'Accademia della Russa. Siamo entrati e governeremo Roma. Abbiamo 5 anni per iniziare a cambiare le cose. Io sono emozionatissima oggi, devo dire che quando mi sono affacciata al famoso balconcino, si chiama a Roma, ora ve lo faccio vedere, quello che dà sui fori, non ho trattenuto le lacrime, mi sono davvero emozionata, perché è un onore poter servire la propria città, i propri cittadini e fare quello che avviare un processo, che è quello peraltro scritto nel programma, insieme ai romani. Quello che vogliamo fare è tanto, allora dobbiamo capire il posto. Intanto vi faccio uscire sul balconcino e vi faccio vedere cosa stiamo amministrando. Ecco. Questa è Roma, una parte di Roma, ma questa è Roma. E noi ci impegniamo a fare tutto quello che abbiamo promesso. Inizieremo con un audit sul debito e dovremo poi provare a rinegoziare i tassi di interesse, perché i cittadini romani non possono pagare per debiti contratti da altri, debiti che peraltro neanche conoscono. Dobbiamo poi avviare una seria lotta agli sprechi. Abbiamo visto che Roma Capitale spreca almeno 1,2 miliardi di euro l'anno. Dobbiamo aggredire questi sprechi e trasformarli in servizi, perché la città e i romani meritano servizi. Abbiamo oggi stesso, io sto facendo protocollare già 2 lettere che partiranno nelle prossime ore per alcune aziende municipalizzate. Vogliamo capire esattamente alcune cose, alcuni dati gestionali, alcuni dati economico-finanziari, perché da subito è necessario mettere bene il punto, tirare una linea rispetto a quello che è stato e capire come si può da subito, anche qui, ripartire con il piede giusto. Roma merita di essere amata. E io credo veramente che questa sia l'occasione che tanti aspettavano. Io sono pronta, mi metto veramente a disposizione per questo bellissimo progetto. E vi racconterò quello che accade, quello che faccio, quello che capita, perché veramente a Roma c'è un mondo, c'è tanto da fare. Io sono pronta. Vi saluto, a presto, ciao!